Ok. Sono in live. Ora posso aprire la porta. Che ho trovato per terra. Giusto, Mauri? Letteralmente. Wow, che bello. Sì, maglietta bagnata, cioè. No? Allora. Da che parte voglio andare? Va bene, ok. Devo imparare a fare i colpi qui. Ho trovato il punto Vabbè, il falò. Ah. Poche parole, il falò. Io propongo un meow un corso. Esatto. Ho trovato il falò. Mi faccio però. Clever one. This stargazer will make you stronger. But the stargazer's strength doesn't last forever. So be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. E andiamo all'Hotel Krat allora. Cioè, se ce lo chiedono così. No, Mauri. Posso usare il deposito? Non ho niente da depositare, è appena iniziato il gioco. Ok. Ora ho più vitalità. Wow, di quanta. Non è che sarà troppa? Saluta. Era tosse, Mauri. Anche te. Sembra uno saluto. Non è vero. Ma ciao, Bugie. draghetto, come stai? Bugie in corso. Non è vero. Sei morto, Mauri? Ma No. che vuoi farmi? Ah, ma se paro perdo vita. Sì, ma la puoi recuperare. Ho notato, ho notato. Io stavo facendo una cosa, questi mi E disturbano, noi. draghetto, come osano? Eh? Allora. Cioè, come osano questi? No, povero cavallino morto. Perché ci sono così tanti cavallini morti? Non No. ne ho idea. Ah, è lì. C'è un cane. Ma quindi eri anche tu appena iniziato, sai, dietro il cane. No? Sì, quello che ti ho aspettato. Hai superato la porta e basta. È un cane robotico. No, pianto. Piango. Che è successo? Il cagnolino ha pianto quando l'ho ammazzato. Oh no. Un po' robotico come pianto, però era pur sempre un pianto. Se magari non mi incastro nei cavalli, no? Morti Beh. oltretutto. Fai dell'esploro. Perché hanno Permetto che Diego fare Fio. l'esploro? Ecco, era quello che volevo evitare. Bello, molto dinamico il combat. Appena Ripeto, ucciso due. per me. Ho appena ucciso due persone assieme, Mauri! La doppia.
Anche se non ci 5 insieme c'è scritto pentakill. Ah, peccato, volevo la penta io. De penta, unibenda, unibenda. No penta. Ricordiamoci che qua sanno attraversare pure le porte. Cioè, esce la doppia anche per me. Quali dodge ha fatto il cane? Quale cane? Sempre lo stesso? O ce n'è un altro, porretto? Sto facendo esploro. Ah, ok, anche io sto facendo esploro. Di una parte che mi sono completamente dimenticato di esplorare. Ottimo. Beh, io sono già arrivato dal boss, ho già provato a affrontarlo, sono morto. Quanto Bloodborne mi ricorda? Ok. Non posso romperle, vero? Le catene non le posso rompere, giusto? Ancora. Questo è Bloodborne FPS. Abbiamo tutti un sogno bagnato. Letteralmente bagnato. No, è saltata la pubblicità proprio mentre facevamo sta battuta. Amici di Twitch, giuro che non è una battuta indeed. Madonna, l'ho shottato, porretto. Ho sbloccato lo short. Ma dove esci te? Allora, io Iris qualcosa me lo so spoiler. Non lo fare anche a me, please. No, non è uno spoiler, cioè non è uno spoiler, è un consapevolezza, mettiamola qui. Ma non la voglio sapere. Ma non è. Ma qua c'è lo Star Gate! Va bene. Ok. Tre assieme? La tripla, attenzione. Tripla fatta! Pentakill! Sai, con le due di prima, no? Quel cavallo si è appena mosso, io l'ho visto. Però non... Ho trovato una cassa? No. Che cos'è? L'eco di Krat, numero 183. La grande esposizione di Krat è stata rinviata. Questa decisione è stata presa per proteggere i cittadini, fino a quando la frenesia dei burattini, che ha recentemente paralizzato la città, non sarà sotto controllo. L'evento è iniziato in via Rosa Isabelle, causando centinaia di vittime. Sebbene la causa sia ancora sconosciuta, il numero di vittime e l'entità dei danni sono in aumento, mentre la crisi si trascina. L'officina e la compagnia Benigni, la più grande fabbrica di burattini di Krat, hanno annunciato che offriranno forniture di emergenza ai cittadini e faranno tutto il possibile per migliorare la situazione. Niente, non ti viene in mente nulla, Benigni? No. No! Benigni ha fatto Pinocchio. Ah. Sì, ma io volevo leggere anche l'altra pagina e l'ho chiusa. No. Come si fa? Tipo menu. No, ok, io l'avevo trovato. No. Ok. Una squadra speciale sta indagando sulla possibilità di una perdita fatale del grande patto, il protocollo di controllo dei burattini dell'officina. Tuttavia, al momento non c'è una soluzione rapida e la frenesia dei burattini sta causando altre vittime. Poiché la città si prepara a una recrudescenza del morb pietrificante, ai cittadini è stato consigliato di rimanere in casa per la loro sicurezza. Tuttavia, molti stanno cercando di fuggire attraverso la stazione centrale di Krat, intensificando il trambusto generale. Si vede che sono dislessica?
Oh no, mi ha usato pancia a burro. Ora che posso giocare a sto gioco va molto bene. Va benissimo, cioè. È Pinocchio e l'ISO P. Lo stavo aspettando io sto gioco. Vero Mauri che ti stavo facendo una testa tanta per sto gioco? A parte quello, tipo mi aveva evitato di giocare finché non l'avrebbe giocato. Esatto. Quindi sei felice anche tu? Grazie. Ora mi prendo la scossa e lo sapevo, mannaggia. Ma mannaggia. Ma sono caduta in mezzo a tanti tizi brutti e cattivi, Mauri. Sì, se contrai. Mauri, ero caduta in mezzo a tanti tizi brutti e cattivi. Uff. Godo. Perché? L'ho sudata, ho battuto il boss al secondo try. Ottimo. Io mi devo ancora abituare ai tasti messi diversi, quindi... Basta che mi ha forgiato! Melania mi ha forgiato! Aspetta. Ok, ho preso tutto di qua. Quindi l'unica strada è questa. Il mio unico problema cane! È che... morirò, vero? Perché? Perché non ho visto. Burattino, non puoi entrare. Ah, ok, so dove siamo. Ottimo, che beato te. Ok, quindi è questo. Fico. Vedo della luce. Dubito che ci sia un punto di rigenerazione, però. Posso avere torrente, per favore, gioco? No. Scambia sempre la A con la B, Mauri. Eh? Scambio sempre la A con la B. Quando devo schivare premo la A. E quando... che invece serve per accogliere. Ah. E la B invece serve per... Perdo joy. Esatto. Vai. E niente, ho finito il braccio sinistro d'acciaio. Come funziona ora? E niente. Vai in uno sfascia carrozza più vicino e lo butti via. Ah, ok, ottimo. E tu chi sei? Un tizio molto grosso. Sì. Troppo grosso. Però mi dà tante anime da quel... Allora, hai presente prima quando ti ho detto devo imparare a pariare? Mi sta venendo contro. Mauri mi sta correndo contro! Sono morto contro di lui. Ma è abbastanza facile se lo carichi un po'. Sì, ma è proprio brutto. Sembra un bambino troppo alto. Ok. No, Mauri. È tipo quello di prima. Mauri, è tipo quello di prima. Ci morirò, io lo so. Sì, è molto grosso. Ok, cioè, è da troppo tempo che non gioca Dark Souls, ok? Io sono più allenato con Elden Ring. Ho i tasti messi diversi, Mauri. Ah, abbiamo finito il prologo. Di che? Prologo. Ma che bella la transizione.
Dico cosa mi ricordo perché è sempre spoiler. Ah. Ah, quindi spiega, ok. Ah, ma è buona sta cosa. Vai, ci abbiamo la stessa vita, forse tu un po' di più di me. Quanto Bioshock? Come quanto Bioshock? Te lo giuro, capirai perché ho detto quanto Bioshock. Ce l'ho sulla play Bioshock, sai? Vedi, appena vedresti a cazzo mi direi cazzo, adesso ho capito perché ho detto quanto Bioshock. Sì, ho capito, mi devo curare. Aia, aia, aia. Ok, questo è quello che è successo. Cosa vuoi fare? Cioè, in metà vita. So schivare, Mauri. Proprio brutto sei, madò. Ah, si è incazzolato. Ok, non più. Aia, ora si è incavolato. Ma no, non so più da fargli i pugni. Ora come si fa, Mauri? Lo picchi. No. Ora è più divertente con i pugni. No, se vuoi c'è il metodo B che funziona con qualunque nemico. Cioè? Te dai a gambe. Ma vorrei ucciderlo. Qualcosa mi dice che mi darà qualcosa. No? No. Davvero. Spoiler. Oddio, non mi ricordo cosa ti dà. C'ha gli occhi rossi e di gigante con tanta vita. Qualcosa deve dar per forza. Se no io prendo il joystick, quello vecchio, ovviamente, e lo lancio fuori dalla finestra. E io me ne scappo quando ti incavoli. Sì, ma devo scappare anche quando non sei incavolato. Quella è la cosa. Che so che ci muoio. È inutile che mi dici attenzione, cari cittadini. Fa danno, fa danno, fa danno. Tanta bua, tanta bua. Quanto plat. Non posso pagare. Non mi fare spoiler, Mauri. Niente spoiler. Ti dico. Ah, ok, ho capito cosa fa qui. Ah, che figo, ok. Cioè? Sono tornato incredibilmente comodo. Lo scoprirei. Che cosa? Molto. Sì, vorrei ascoltare, ma prima vorrei menare sto tizio. Molto gentilmente. Anche questo non te lo posso dire. Ecco, non me lo dire. Posso dire la battuta inerente a ciò e capirai quando lo vedrai. No. No, non intendevo a te, no, eh. Intendevo che stavo per morire. Io dico solo... Fai la battuta. Sa so che io. Allora non lo capirò mai, mi sa. Oddio, non era Attack on Titan. Sì, sì, sì. Non mi ha dato niente. Piango. Molto meglio. Attenzione cari cittadini di Kat, si ritiene che la recente frenesia dei burattini sia solo un problema momentaneo. Non c'è motivo di aver paura, qualunque cosa sentiate, la città è sicura da attraversare. Sì!
La città era sicura da attraversare, Mauri, eh? Sì, sì. Hai visto? E io non vedo nessun problema in tutto questo. Dimmi che c'è un punto di... Dopo il grande burattino c'è un punto di un falò, vero? Sì, che io ho mancato, quello che ti ho detto che è Roma. E qual è? Dov'è? Beh, più avanti. Avanti dritto o avanti a destra? Avanti cazzeggiando. Mauri, io so poca vita. Avanti non me lo ricordo. Oh, qua c'è... Che figo. Come avanti non te lo ricordi, Mauri? L'hai appena preso. No, io sono... Sono morta. E niente. Ora corro finché non lo trovo. Giusto? Giusto, Mauri? Ma quindi questo qua serve... Ma quindi questo qua serve per... Tanto ora io corro finché non lo trovo. Ah, devo ammazzare però i tizi qua. Hai preso la secchiata, l'ho fatta? C'è il mana, c'è il mana in sto gioco. Il mana, perché è verde il mana? Che fastidio da vedere. No, è la stamina. Ah, scusa. Vabbè, stessa cosa. Dono tier. Non c'è più il burattino gigante. Ah no, è lì. Quindi questo è quello che io penso che sia, perché è quello. Anche per di qua? Per qua? No. Mauri mi ha trollato, non era di qua. Beh sì, poi lo prendo. Prima prendiamo il... Ah, ma quindi... Ok. Forse portarmi dietro tutta la gentaglia non è proprio l'idea più... Come dire... Più intelligente. Io vorrei... La prima è l'idea, ecco. Esatto. Oh, ma qua c'è... Qua c'è l'ora. Di vita c'è uno, sono morta. No, io mi sei dirlo come si beve. Menti o muori. Ah, devo per forza uccidermi tutte le persone fino ad arrivare lì. Che noia. Che non può essere come Dark Souls. È chiusa. Eh? Ma che ingegno non si muove. A uno. Vabbè, almeno ora c'ho il braccio sinistro d'acciaio. Vai. Let's go, quindi? Ma... Ti va di go? E allora ti vengo a picchiare pure a te. Dire adesso. No. Ho un'altra ruota dentatia. Sono caduta di sotto. E vabbè. Come si faceva il
il coso da dietro, l'attacco dietro alle spalle. Non puoi. Sì che potevo. Solo sta girando il nemico quando il nemico è. È girato, no? Non ti vede. Come si faceva? Qual era il Hai vero, tu non c'hai i miei stessi tasti. Che io ho i tuoi stessi tasti. Lei qual era? Attacchi normale, devi avere il segno tipo con tre graffi. Rossi. Sì. Mi intendo quando gli infilza la spada dietro. Le mie anime le vedo, sono lì! Lo sa che io? Lo sa, Geo! Devo riaffrontare sto coso, davvero? No. Aia! Mi ha calciato. Fatto male. Dai che non mi vede più, dai che non mi vede più, io lo so. Buono. E niente, mi ha visto ancora invece. Dai, non voglio morire qua così. Davvero ti devo riaffrontare di nuovo a te? Ma non voglia! Ah, ieta, sa che io per davvero. Perché? Dai, rivieni qua allora. Stavolta c'ho anche il braccio sinistro d'acciaio. Magari lo colpisco però anche col braccio. Perché non posso fare il... Sei buggato nelle scale, non vale, non vale, non vale. Nelle scale sei più forte, non vali. Non vale. Vieni sopra le scale. Sopra ho detto. Fai, bene, andiamo sotto alle scale, noioso. Che noioso che è questo qua. Non ce la farò mai, Mauri. Io non ce la farò mai, mi sto uccidendo. Squaglia. Eh? Sto vedendo che ti squaglia. Non è giusto! Ma cosa serve la fialetta all'altra? Non ne ho idea. Ti prego dimmi che è lui, ti prego dimmi che è lui. Sì, scherzo, tranquillo. Vieni qua. Ho detto vieni qua. E niente, l'ho ucciso, stavo scherzando. Ma perché sono anche emozionata che sono in live, vero Mauri? E io vero. Ho perso tutte le mie anime, Maui. Oh no. Ora.
facciamocelo con calma, con molta calma, non importa quanto ci metto. Io devo arrivare all'altro checkpoint. No, Mauri? Assolutamente sì, altrimenti non puoi andare avanti. Esatto. Mi ha visto. Non mi hai visto, te. Non c'è la mappa, peccato. Non voglio riaffrontare quel tizio, è cattivo. Io corro. Fammi prendere le mie. Io corro via. Io corro dritto. Chi se ne frega degli oggetti. E io corro dritto di nuovo. Non è stata una buona idea correre dritto. Sì. Ah. Ho aperto lo shortcut. Ora mi può bene anche morire. Non devo più affrontare il tizio cattivo. Mauri, aperto. Avanti, c'è il teleport. Ho aperto lo shortcut. Un passo avanti, no. Mauri. E ora da dove si prendeva lo shortcut? Da là. Pare. Ah, ok. Dove ne- come skippare mezza mappa, Mauri? Tutorial. Eh? Tutorial. Corri, corri, corri. Ha funzionato? No? Era la strada sbagliata. Vero? Sì, sono andata dalla strada sbagliata. Mauri? Non ci sono. Vai, tu fai tu, fatti la tua strada. Eh? Esplora, esplora. Non vado male, Mauri. Era di qua lo shortcut? Sì! Oh, finalmente. Non la testa. Allora, visto che tu sarai andato di sotto e avrai dimenticato di andare qua, lo shortcut è lì davanti. Cioè il punto di rigenerazione. Ma io sono molto più avanti. Sì, ma tu hai detto mi sono dimenticato di esplorare questo lato. Aha. Quando conosci bene una persona eh? E conosci la sua modalità tryhard. Hello there. Welcome to Krat, visitor. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. You didn't hear? Figures.
Come fai a non morire? While you're at the festival. Out here alone? You can use. Cosa mi acquisti? Le armi. Wow. E ti dà le altre armi, lui. Eh? Ti dà le altre armi. Sì, ho visto. Ma non dirò le altre armi. Giusto. Oh, nemico nuovo. Per ora non voglio comprare niente, voglio solo esplorare. Sono giocata malissimo. Ora riuscirò a prendere quell'oggetto che sto cercando di prendere da 3 ore. Quegli oggetti sono 2. Sì, quell'oggetto l'avevo già preso, giusto. Sì, posso spaccare le cose rotolando, Mauri. Mauri, posso spaccare le cose rotolando, io felice. Ma se non me lo fai staggerare, però prendi e prima che passa il coso, grazie. Non me lo fa cosa? Cioè, spacco la postura, ma poi non posso spaccarla del tutto perché ha attacchi che ti interrompono gli attacchi caricati. Che cazzo mi serve spaccare la postura? Ma che? Niente. Allora, visto che di là si va avanti, io vado di sopra a esplorare. Ah, sei sicura di voler andare sopra? Tanto morirci per morirci, Mauri. Ma io ti dico, fai sotto prima. No, ho trovato un oggetto di sopra, nascosto dietro alle case. Allora, ma... volevo leggere cosa ho trovato. Lo volevo far prendere. Allora, Mauri, ora ti leggerò cosa ho appena trovato, va bene? Mauri. Aspetta, lo devo trovare prima. Ok. Allora, ecco un formidabile burattino che animerà la sfilata. Vi presentiamo Maestro della Sfilata, uno straordinario modello di burattino da sfilata dell'officina per celebrare la grande esposizione. Ciao, sono il Maestro della Sfilata, mi piace cantare e marciare con la gente. Sei un po' brutto, non te lo vorrei dire, ma va bene. Oh, non l'ho ancora visto dirlo. Il Maestro della Sfilata ha le seguenti funzioni. 16 canzoni allegre, risate allegre a 54 frasi da sfilata, balli da sfilata per deliziare i bambini, la forza di portare 6 uomini sulle spalle. Questo maestro della sfilata è stato realizzato per commemorare la grande esposizione, scoprite il suo fascino dalla vigilia dell'imminente esposizione. Sei brutto.
Perché indovinare chi sarà mai il boss dell'area Iris? Non lo so. Il tizio della sfilata? No, cosa aveva? No, ma figurati. Però tu l'avevi trovato sto coso? È quello che ti ho detto di non salire. Eh? È quello che ti avevo detto di non salire. Bello però, c'è il circo. Si può fare backstab, non è vero che non si può fare. Si può fare come? Cosa? Si può fare backstab ai nemici. No, no, non volevo che entravi. Non volevo che entravi dal boss. Volevo solo aprire la porta. Non volevo entrare. Okay. Non posso uscire, vero? Mauri? No. Morirò, addio alle mie cose. Accanto al teleport a due passi. No, addio alle mie anime. Ah, il teleport a due passi. Sì, ma se ci rientro, come le riprendo? Te lascio fuori tipo il The Ring. Ah, ok, allora chi se ne... Mi ha dato una panzata, Mauri! Mauri, mi ha dato una panzata! Ha detto che usa, pancia burro, tu non mi credi. Non vale, io sono entrata con solo due fiaschette e una l'ho appena usata. Madonna che sono per schivare però. Oddio, stavo scherzando. Noi siamo nel canale, non posso fare, non posso mettere la live. Cosa? È boss unico, godo. Cioè? Capirai dove. Eh? Dico, capirai dove. Si sta recuperando la vita, Maui. Oh, però, per non essere ancora ai suoi livelli, gli ho tolto un quinto di vita, In realtà c'è un modo, ho scoperto che c'è un modo molto facile per romperla quella parte. Cioè? E dipende se vuoi sapere una meccanica di gioco o no. E dimmela dai, intanto ci sto morendo. I burattini sono deboli all'elettrico e casualmente il mercante vende roba elettrica. Ottimo. Vabbè. Vabbè, quella è una cosa un po'... come dire? Il fuoco è debole all'acqua! Un fuoco... non so se c'è fuoco. No, era per dire... Ma se non ci... armi da fuoco, suppongo ci sia il fuoco. Quelle scritte sotto che sono apparse erano palese bestemmie, vero? In lingua strana. Erano palese. Sì, voleva dire sei... pippa... cambia gioco, torna a giocare a League of Legends. Ah, ok. Io sono OTP Garen, è un champion difficile. È un clown. Giusto. Altre strade. Ma per... altri bivi. Ma io perché non mi potenzio esattamente? Non lo so. Cioè, che problemi ho? Fragola. Giusto. Abrasivo dell'assalto. Allora. Allora, io scendo. Oh, e la domanda, qual è quello che aumenta la forza? L'attacco fisico. Tecnica e destrezza. C'è forza motrice, semmai. Forza motrice e forza. Non c'è destrezza, Mauri. Destrezza e tecnica. Quindi è la forza. Ma tu hai l'arma che scrive in destrezza. Io fossi in te aumenterei vitalità. Ma io l'aumento sempre vitalità. Posso aumentare di uno la vitalità. Wow. E niente, non ho più abbastanza. Quindi tu che cosa vendi? Out here alone? You could... Questi sono elettrici. L'ho comprati ma non penso di usarli ora.
Allora, io ho fatto delle, cioè ho fatto delle prove, ho fatto dei test al secondo try. Dica. Le bombe elettriche tipo smezzano la vita al boss. Oh. Come facevi ad aspettartelo? Sono peso, peso. Andiamo a da qualche parte. Questo lo deposito finché non vado dal boss. Vabbè, allora passo di sotto. Vado un po' all'esploro, mi potenzio, divento fortissima, lo sciotto. Non si fa così, Mauri? Certo che danno poche animelle questi senza testa, eh? Mauri! Dimmi. Quante animelle ho secondo te? Poi lo puoi guardare, ma guarda quante animelle ho, Mauri. Oh, oh, oh. Non possiamo fare battute, però. Mi dissocio. Povero cagnolino. A cosa servono i catalogi? Dopo devo leggere gli oggetti. Siamo seri? E io come ci passo qua? È letteralmente quello che sembra. Come ci passo io di qua? Mori, mi basta... Devo solo fare il boss ora. Vai, t'ho detto io il modo per battere il boss. Io ci sono andato così a... Davvero? Facendo in quel modo l'ho sbagliato. Devo per forza battere il boss ora, se no non posso andare avanti. Ehi, benvenuto nel mondo dei Souls-like. Lo so, ci gioco da il mio primo genere di gioco, ti ricordo. Ma oui. Hai fatto una battuta, mi fai dire che sono una cosa, ho fatto la battuta. Lo so. Uffa. Mi serve uno di abrasivo dell'assalto elettrico, ne basta uno, no? O tutti e tre mi servono. Non dura così tanto. Ma poi non le vende più. No, no, li puoi comprare ad infinito. Puoi averne tre al massimo nel limite. Ora. Come si mettono là? Ok, tra gli oggetti consumabili, ovviamente. Forse dovrei usarla questa. Ora. Faccio a cambiare Mauri? Una cosa. Ah, devi... Ah, cliccarci sopra, ok. Sì, con su. No, con giù. No, con giù scendi all'alto, con su. Sì, dall'altro intendevo. Proviamo a fare il boss, che morirò di nuovo, yupi. Sì, ma se prima non mi metto in coso, come sono intelligente pure io, eh? Ok, ora che c'ho l'arma elettrica, vieni qua, beh.
bello di casa. Bello di casa, vieni qua. Sì, no, ho messo la cosa elettrica, non so più. Bello sto one shot, giusto. Non so più schivare, Mauri. Oh no. Cioè, questo piccolo problema, Mauri. Come si schiva, Mauri? Con B. Lo so, era inteso che non. Che danni? Che danni, ma no. Non ho più fiaschette, Mauri, e non ho neanche un quarto di vita. Ti lancio quelle bombe. Non ce l'ho nell'inventario, Mauri. Ok, è troppo facile con le bombe, Mauri. Che le bombe, Mauri. No, mi sta laggando. Ok. Forse andarci sotto non è stata proprio una buona scelta. Fa la danza dei maranza questo coso. O meglio, la danza dei pinguini. Mauri si è incavolato. Mauri sta usando la sua testa contro di me. Oh no. Che passo si va. Ho perso, Mauri. C'ho uno di vita, letteralmente. Lol. Avevo letteralmente uno di vita, Mauri. E niente. Farmerò. E lo batterò poi con 300 milioni di vita.